would you be if you had given to protection? Carissimi amici, è martedì, è l'11, sono le 10 di sera o 22. In questo caldo ancora giornata, anche se almeno qua dalle parti di Casalecchio di Reno è piovuto, e tempeste di vento e di pioggia si sono abbattute, portando ancora più caldo purtroppo. E è l'ultima puntata del nostro programma 2016-2017, perché riprenderemo le trasmissioni, se Dio vorrà, in settembre con temperature un po' più abbordabili. E verso la metà di settembre riprenderemo questa trasmissione, il vostro Don Chisciotte Mulini a Vento, con sempre il vostro Alfredo da Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, e Ugo Lombardi da Bari, se vorrà essere fra i nostri. Certo, con molto piacere. Molto bene, caro Ugo, anche perché sei una persona indispensabile nelle nostre chiacchierate, specialmente in generale sempre, ma specialmente quando ci inoltriamo, come stasera, nell'ambito della sanità, degli ospedali, delle cure e via discorrendo. Però lasciavo un attimo al nostro Ugo regista di farci nella mia trasmissione, nella nostra trasmissione, l'elenco del condominio. A te, Ugo. Pardon, ti ringrazio Alfredo per avermi dato la parola. Come tutti sapete, Radio Science si avvale appunto dell'aiuto, della collaborazione di altre web radio, che sono appunto la tua, Alfredo, che è Radio Reno Web da Casalecchio di Reno. Abbiamo Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana da appunto la Valdichiana, e ultima, ma non ultima, come mi piace dire, è Modena Noi Radio da Modena. In più ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Radio Science, che risponde a radioscience.it. Inoltre, già da qualche giorno ci si può seguire anche su Ustream e Vogue Live. Queste due però sono in sperimentazione, ecco. Mi raccomando, io dico sempre scrivete, che le chat sono aperte, sia quella di radioscience.it, quindi del sito madre, ecco, se così possiamo dire, che la pagina Facebook appunto di Radio Science. Con questo mi stavo dimenticando che si può anche mandare l'SMS, se mamma sapesse, come dice Science, o un WhatsApp al 393-788-0195. E con questo è davvero tutto, Alfredo. A te la parola. Perfetto, sei stato perfetto e puntuale nella descrizione del nostro condominio, che sta diventando un po' alla volta un condominio importante. Quasi un mega condominio. Parliamo, caro Ugo, di sanità. L'altra volta abbiamo parlato di questo mega problema delle vaccinazioni. Oggi, per chiudere, parleremo di sanità pubblica, sanità privata. Certo. Innanzitutto, non è un argomento che conosca molto molto bene, perché io mi appoggio sempre solo esclusivamente sulla sanità pubblica, di cui sono contento, un contento fruitore, però in molte zone dell'Italia, specialmente al nord, la sanità privata si sta allargando sempre più e avendo un consenso notevole fra i malati, specialmente credo per la velocità degli esami e via discorrendo. Comunque ne parleremo. A te, caro Ugo, per una breve introduzione. Sì, grazie Alfredo, saluto i nostri ascoltatori, saluto il nostro regista.
grazie per avermi dato la parola. Intanto il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione. Il Certo. diritto alla salute è un diritto che spetta a tutti noi, cittadini italiani. E quindi la struttura pubblica è dato il compito di tutelare la salute dei cittadini italiani. E di farlo nel miglior modo possibile. Purtroppo, come ogni attività che l'essere umano diciamo, affronta, il problema salute viene gestito dalla politica. Quindi, la politica sappiamo ha molte falle, non è perfetta, anzi, è quasi sempre imperfetta, e quindi produce un sistema di assistenza sanitario che vive delle stesse irregolarità diciamo, della politica che lo propone. Perché dico questo? Perché il sistema a cui facevi tu riferimento prima, il sistema pubblico, di sanità pubblica, potrebbe vivere momenti di gloria, interminabili momenti di gloria, se solo lo si volesse. La necessità di affiancare al cosiddetto sistema pubblico i sistemi convenzionati e quelli ultimi, ma non ultimi, voglio dire, sono sempre esistiti, privati, sono sorti dalla necessità di supplire a delle carenze che il sistema pubblico inevitabilmente offre. Io vado avanti, poi quando tu ritieni. No, logica, ecco, no, volevo fare proprio una domanda. Parliamo di carenze, che più o meno conosciamo tutti, ecco, ma le carenze più grosse quali sarebbero? Bah, insomma, è stata fatta una valutazione di posti letto per 1.000 abitanti. Noi sappiamo che la sanità è stata regionalizzata, quindi abbiamo 21 sanità diverse, 21 regioni che operano e hanno i propri assessori alla sanità, i propri budget, le proprie spese, la propria prestazione. Quindi credo che non sia difficile poter dire che la sanità che viene erogata in una data regione, magari del nord, sicuramente offre prestazioni diverse da quelle che vengono erogate in una regione, magari del sud. È incontrovertibile una realtà che diciamo, pone una domanda alla quale bisogna dare poi delle risposte, si dovrebbero dare delle risposte. Cioè pone una domanda che inevitabilmente ci fa chiedere, ma se io vengo curato in Sicilia o in Puglia o in Calabria o nel Napoletano o e godo le stesse prestazioni che avrei se fossi curato nel Veneto o in Emilia-Romagna oppure in Lombardia, Certo. siamo sicuri che è così? Ecco. Ma siamo sicuri, ecco, qui si potrebbe porre una domanda, una duplice domanda. Questo nostro dubbio nasce dalla possibile incompetenza o possibile mancanza di attrezzature? Ma insomma, il sistema sanitario nazionale si avvale di figure professionali che sono personale medico, personale infermieristico e personale naturalmente amministrativo. La preparazione del personale sanitario credo che non debba essere dissimile nel territorio nazionale, dove naturalmente ci possono essere delle discrasie, delle anomalie, ma queste, diciamo, fanno parte della fisiologia di ogni attività che svolga l'essere umano. Quindi si dovrebbe poter dire che il medico che ha conseguito la laurea, il diploma di laurea in una regione di cui facevamo prima riferimento, Certo. abbia una preparazione identica a quello che si è laureato nel Veneto, no? Esatto, anche perché
sappiamo che i medici poi vengono al nord a laurearsi, quasi tutti, specialmente a Bologna, lo dico per esperienza di amicizie che ho, che si sono venute a laureare qua a Bologna o in altre città del nord. Quindi dovrebbe essere il livello informativo, il livello operativo dei medici abbastanza uniforme. Io ricordo che nella nostra università c'era un professore Amprino, che era conosciuto anche in tutta Italia, con cui si affrontava l'esame di anatomia umana normale, ed era una persona con la quale avevi grosse difficoltà, era molto difficile superare l'esame se non eri preparato a dovere. E quindi molti dei colleghi che non desideravano affrontare l'esame con il professor Amprino migravano nel nord e poi tornavano dopo aver superato l'esame di anatomia umana normale. Questa cosa non la dico io, ma la sanno tutti, quindi non l'ho No, non scoperto io. è novità, ma non, da quel che ho sentito dire, è un modo di lavorare, diciamo, zoppo galetto che si trova anche in altre Sì, facoltà, non adesso soltanto. magari alcuni vanno in Albania, altri vanno, insomma, in posti dove è riconosciuta dalla comunità europea la laurea in medicina, quindi dove è più facile lì vanno. Ma al di là diciamo, della laurea, che poi dovrebbe essere un punto di partenza per tutti noi, il punto di inizio per incominciare ad apprendere, ci sono poi delle diciamo delle anomalie di erogazione che fanno la diversità della prestazione. Ci sono delle regioni che sono state penalizzate in Italia perché hanno speso più di quanto avrebbero dovuto, per cui sono state richiamate dal governo centrale a rientrare nelle spese. Fra queste la Puglia, come altre regioni, ha dovuto diciamo stringere un po' la cinghia e rientrare nelle spese contenute all'interno del fondo di erogazione nazionale. Ci sono poi però anche delle diversità nel prodotto interno lordo e quindi dell'erogazione della prestazione per ogni cittadino pugliese in questo caso che è inferiore rispetto a quello che viene dato alla Regione Lombardia. Ho capito. E ci sono quindi anche delle differenze, diciamo, di spesa. Ma quello che diciamo, fa la differenza è che un'enormità di utenze, chiamiamole così, del sud Italia, vanno verso il nord per usufruire di una prestazione che da essi viene ritenuta migliore rispetto ai propri ospedali. E quindi c'è un esborso da parte delle regioni soccombenti nei confronti di regioni come il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, eccetera, nei confronti delle quali le regioni soccombenti, come dicevo prima, erogano fondi di prestazioni sanitarie che vengono dai propri cittadini consumati nelle loro ASL. Infatti qui a Bologna abbiamo, almeno per quello che io so, il famoso Istituto Rizzoli di ortopedia, Sì. che raduna pazienti non solo italiani ma anche esteri, quindi c'è una migrazione notevole verso questi centri, può essere Bologna per ortopedia ed altre tipologie che nel Veneto per i tumori Sì, e via anche. discorrendo. Sì, ci sono per esempio anche in Piemonte ci sono molte richieste per spostamenti per pazienti che hanno bisogno di un trapianto d'organo. Nell'Emilia Romagna, Bologna, per esempio, è una città dove fanno molti trapianti, soprattutto di organi intestinali. E quindi ci sono delle strutture che offrono prestazioni individuabili, statisticamente individuabili,
sicuramente diciamo, più numerose e migliori naturalmente di altre regioni. Questo quasi quasi lo riterrei un fatto positivo. Adesso mi spiego. Logicamente, nell'ambito di queste operazioni ad alto rischio ci vuole una specializzazione su questo. Quindi il maggior numero di interventi che vengono fatti producono poi una maggiore competenza. Quindi Certo. potrebbe essere giustificata questa migrazione. Sì, soltanto che non c'è soltanto una maggiore competenza, ma c'è anche un maggiore introito. Perché Certo, quando vabbè. ci sono maggiori prestazioni, ci sono maggiori introiti di denaro. E Effettivamente. purtroppo il denaro insomma, viene utilizzato anche per poi magari ampliare, diciamo, aumentare le possibilità di erogazione di servizi, quindi anche di ospedali, eccetera. Non dimentichiamo che la piaga nel nostro paese viviamo molto la sofferenza della piaga della cosiddetta raccomandazione, Esatto. che è molto diversa dalla segnalazione. Se è vero che in alcuni paesi ci sono, come per esempio, non so, in Inghilterra, Stati Uniti, le segnalazioni, cioè gli istituti di scuole superiori segnalano gli studenti più meritevoli, quindi parliamo di merito. Qui parliamo di raccomandazione, cioè qui È vengono tutt'altra cosa. raccomandati, esatto, qui vengono raccomandati gli studenti che non c'entrano proprio niente col merito, ma hanno soltanto delle buone e solide amicizie, magari di natura politica. Tutto I questo. famosi figli di papà, i figli dei dottori, dei luminari, e via discorrendo. A Infatti, volte capita che sono realmente bravi, su questo non lo metto in dubbio, però. caro Alfredo, non sono poche le inchieste, almeno le inchieste giornalistiche, che parlano di nepotismo, cioè parlano di presenze all'interno delle strutture e non solo ospedaliere, di persone che hanno tutti quanti lo stesso cognome, tant'è che bisogna chiamarli per nome. Esatto. Il cognome è sempre lo stesso. Quindi, Quindi c'è qualche dubbio, nasce qualche legittimo dubbio in questo purtroppo caso. la raccomandazione crea, che cosa crea? Crea una struttura che molto poco merita e molto demerita, e quindi diciamo che le prestazioni non possono essere più di tanto artefatte, né possono subire i vantaggi di una raccomandazione. Le statistiche sono inevitabilmente fotografano una realtà che non può essere modificata, alterata. E No, no. quindi quando abbiamo una serie di interventi che esitano quasi tutti, diciamo, in maniera, diciamo, non positiva, raccomandato o non raccomandato, questo fa la differenza. Quindi abbiamo bisogno di recuperare il merito. Io dico, nel nostro paese abbiamo bisogno di recuperare il merito. Abbiamo bisogno di gente che sappia veramente fare qualcosa e non invece viva di raccomandazioni, perché purtroppo poi abbiamo delle strutture, e non solo, ripeto, ospedaliere, che non sono capaci di fare nulla, sono solo capaci di prendere soldi alla gente, ma non producono nulla. E purtroppo stiamo vivendo, e credo che avremo una situazione ben peggiorativa, un evento del genere. Perché dico questo? Perché quando tu parlavi all'inizio, Alfredo, di una sanità convenzionata e una sanità privata, e la sanità convenzionata è nata perché si è pensato di dare una mano, insomma, di aiutare, di sostenere una richiesta che il pubblico non era in grado di offrire, dando quindi un aiuto con una sanità convenzionata, cioè l'utente poteva usufruire della convenzionato perché magari il pubblico non ce la faceva. Che è successo? Che la gestione di una politica così sciattona, squilibrata, Sì. ha
ha determinato quindi dei vantaggi anomali, fini a se stessi, delle strutture convenzionate, di molte strutture convenzionate, non tutte, ma molte, le quali non funzionano, non fanno quello che dovrebbero. Per cui quello che dovrebbero fare, cioè quello di sostenere un pubblico che è in affanno, non riesce a farlo, per cui l'utente, il cittadino, il malato, non può usufruire né della struttura pubblica e nella cosiddetta struttura convenzionata, per cui è costretto a tirar fuori i quattrini e pagarsi la visita attraverso il sistema dell'intramegna, poi parleremo se volete, Certo. oppure attraverso l'erogazione di una prestazione cosiddetta privata, quindi totalmente a pagamento. E Esatto. qui si apre un grosso scenario di inefficienze, di cose che non vanno e che nessuno ha interessi ad aggiustare. Perché dico questo? Perché quando abbiamo l'utente che deve rivolgersi, per esempio, facciamo l'esempio più stupido, per fare una prestazione sanitaria presso un laboratorio di analisi, e si sente dire che il budget è già esaurito, sarebbe da chiedersi come, quando, dove e perché è stato esaurito questo budget, perché l'utente deve credere a chi gli dice che il budget è esaurito, ma il budget è esaurito quando, dove, in che misura, a chi è Certo, stata fatta sì. l'erogazione. Una... Sarebbe, diciamo, auspicabile avere una consapevolezza di questa, diciamo, erogazione, ma non perché vogliamo andare contro i convenzionati, per carità di Dio, sarebbe utile che tutto il sistema, diciamo, venisse regolato da regole da regole Certo, ferree, bene, bene, regole ferree, esatto, insomma, almeno severe sul livello nazionale. a livello nazionale, perché così come diciamo è stato, io pongo sempre l'accento sul fatto che il ricovero in ospedale è stato tolto ai medici del territorio, perché se io prescrivo una richiesta di indagini ad un paziente che ha una malattia, quindi ho bisogno di stadiarla, cioè ho bisogno di vedere a che punto è questa malattia, e chiedo il ricovero mi viene negato. Mi viene negato perché mi viene detto lo chiamiamo noi il tuo paziente quando avremo un posto libero. Allora io, Quindi la medico, malattia deve bloccarsi, aspettare i insomma, comodi. non abbiamo un sistema. Molti di noi non si sono resi conto che è stata tolta la possibilità al medico di seguire la malattia del suo paziente. Né può essere seguita attraverso prestazioni che vengono poi erogate da cosiddetti enti convenzionati, perché anche lì sappiamo tutti che la prestazione vive momenti di gloria dislocati nel tempo che fu. Alcuni hanno prenotazioni a 2 mesi, a 3 mesi, a 6 mesi, a un anno. Per cui il paziente, il malato, non sa cosa fare, perché l'ospedale gli dice ti chiamiamo noi, la convenzione gli dice la prenotazione è fatta per 2 mesi o per 2 anni, fra 2 anni. Per cui, quale alternativa ha? No, indubbiamente ha la sola alternativa di andare con i soldi che ha a disposizione a cercare un sistema per poter L'alternativa è pagare. Allora, pagare. E qua a Bologna abbiamo delle cliniche bene, che però Rosario, costano. ti rubo la parola, perché scusami tanto se ti rubo la parola, perché questo è il momento cruciale del discorso che stiamo facendo. Ma siamo sicuri che tutti possano pagare? No. Ma quanta gente non paga? In Italia sono più di 10 milioni le persone che hanno smesso di curarsi. Allora mi chiedo e vi chiedo e ci chiediamo, com'è possibile che un governo possa fare un decreto legge per imporre i vaccini alla gente e per stabilire delle sanzioni, minime o massime, quelle che sono,
E quindi vada a impicciarsi dei vaccini perché sono naturalmente delle cose importanti, insomma, argomenti importanti. Sicuramente i bambini vanno tutelati, vaccinati. Poi parleremo di. Vabbè, abbiamo già parlato di vaccini. Sì. Ma non, in questo governo non si chiede come mai 12 milioni di persone non si curano più. Come mai questo governo è così attento alla erogazione e alla prestazione dei vaccini? E non è attento alla gente che smette di curarsi e che muore. Ci sarà Non c'è semplicemente, un'anomalia. è un'anomalia C'è un'anomalia. indubbiamente terribile, e fa comodo, nessuno, fa comodo non fare, non prenderla in considerazione. Ma una domanda, cioè una considerazione. Abbiamo parlato di questo discorso del privato e del pubblico, purtroppo, e qua è una cattiveria che devo dire, perché tutti i giorni ne leggiamo sui giornali i risultati disastrosi. Esiste anche una medicina che non sa affrontare il malato. Spesso e volentieri si entra in ospedale non per guarire, ma per morire. E questa è una cosa che Solo per i nuovi succede iscritti ormai, è su diventato Pocahstars un con 10 euro di leitmotiv bonus gratis. della Metti un cronaca. contatto e può causare dipendenza biologica. E poi gente, malati urgenti che debbono fare il giro d'Italia per trovare un posto letto, cioè non c'è più, no, non c'è più religione, si potrebbe dire, non c'è più Bene, il rispetto e sì. quella verso il malato stesso. Questa è veramente una tragedia, caro Ugo. In merito a questo fatto ci possiamo dire alcune cose. Intanto abbiamo i soloni della politica, abbiamo tanta gente intelligente, potremmo usare magari potrebbero essere utilizzati per fare delle formule fisiche, di matematica, avremmo Certo. degli scienziati, che sono scienziati questi. Bene, i soloni hanno stabilito che il numero dei posti letto per 1.000 abitanti devono essere il numero di 3, 3 su 1000. 3,7. Sì, 3,7 che poi devono rientrare nei 3 per 1.000. Allora io chiedo, mi chiedo, la gestione della res pubblica e quindi anche della sanità deve subire i controlli dei limiti dell'economia. Io posso arrivare fin qui, non posso dare di più. Io ho le possibilità economiche per seguire questo paziente finché ho la possibilità di comprare questi farmaci, oltre non posso andarci. Bene, se io ho stabilito che il numero diciamo, dei posti letto per 1.000 abitanti è uguale a 3 e mi accorgo che questo numero, dai dati di fatto, le statistiche sono quelle che danno i dati più importanti, no? Certo. Sono obiettivi. È Le certo. statistiche ci dicono che i cosiddetti pronti soccorsi o pronto soccorsi sono intasati da gente che non subisce, che non riceve né un'assistenza pronta né un soccorso. Voglio dire che se io vado al pronto soccorso di una città qualsiasi, rischio di stare 7, 8, 9, 10 ore prima di essere Visitato. curato. E questo è. Allora, se io ho stabilito che il numero di posti letto sono e devono essere 3 per 1.000. Se ho stabilito questa somma, questa cifra, e mi accorgo, io scienziato, Solone, mi accorgo che questa cifra, questa valutazione è errata per difetto, che faccio? Pongo degli aggiusti, cerco di modificarla, perché la popolazione è in sofferenza. Ma l'aggiusto deve essere vincolato alle possibilità economiche. Allora mi chiedo, io ho le possibilità economiche per dare prestazioni di livello ai miei concittadini? Sì o no? Il No. cittadino attento si chiede, ma com'è possibile che sono spariti, faccio per dire, sono stati, ci siamo accorti che sono spariti miliardi da alcune banche così, italiane, non facciamo nomi. Certo. E non si sa dove sono andati a finire. Siamo stati chiamati, saremo chiamati a rifonderli, bail-in, bail-out, tutte le sciocchezze che ci dicono. I correntisti hanno avuto, credo di poter dire che hanno avuto dei grossi ammanchi e non so se sono stati riforniti. Però non abbiamo i soldi per offrire una sanità dignitosa ai nostri concittadini. Ritorno a fare la domanda.
Ma questi signori sanno fare i loro calcoli o no? No, perché hanno bisogno di incassare loro, quindi devono fare un ristorno per poter avere i vari agi che hanno i politici. Questa Bene, allora è la realtà. facciamo altre considerazioni. Se io ho una regione X, che nella indagine statistica, caro Alfredo, si rende conto che quasi il 20, il 30 e anche il 40% dei propri concittadini migrano verso altre regioni e magari anche all'estero, perché molti vanno all'estero. Certo, sì. E quindi, allora, poi parleremo della Comunità Europea, adesso una parentesi della Comunità Europea, poi parleremo. Allora, se io vedo che la mia sanità produce migranti e sono costretto a pagare grosse somme, quando le pago, perché molti non pagano, sono costretto a pagare grosse somme ad altre regioni. Devo farmi delle domande. Io, responsabile della regione, responsabile della sanità in questo caso, devo pormi delle domande, devo dire come mai i miei concittadini vanno a curarsi nella regione TOC e non nella mia? Perché il 30, il 40% e tutte le somme relative alle prestazioni che vengono erogate presso regioni altre, io devo pagare queste regioni e non sono in grado di offrire una sanità invece che impedisca questa migrazione di cittadini e quindi questa perdita di denaro? La sanità, sappiamo, è regionalizzata, quindi io regione, parlo di una regione X, in questo caso perdo un sacco di soldi. Certamente. Ma non solo perdo soldi, ma un'amministrazione attenta che si interessa di fatti economici, perché qui tutto quanto gira secondo questi scienziati sui fatti economici, l'indotto che io creo in una regione e in una città diversa mi porta un sacco di soldi, perché l'ammalato non va da solo. L'ammalato va con No, no. la zia, va con il Va con i nipotino, va con la parenti. moglie, che devono Affitta prendere gli in fitto. appartamenti, le Bravissimo. case, gli alberghi. Poi devo andare in giro, magari la mattina mi distrago, vado a fare spese, mentre qualcuno è ricoverato e poi faccio degli acquisti. Voglio dire, c'è un movimento anche economico, un giro di denaro. Allora, io credo che una riflessione su questi fatti migratori sanitari bisognerebbe farla. E bisognerebbe farla chiedendosi come mai noi non siamo in grado di creare un movimento migratorio, magari non soltanto regionale. Ma magari, siccome siamo in gamba, non facciamo soltanto raccomandazioni, ma siamo in grado anche di creare persone che abbiano merito, ci facciamo arrivare gente anche dall'estero. Noi abbiamo un sacco di migranti, vengono dalla Libia, perché non facciamo in modo che vengano anche dalla Tunisia, dall'Algeria, oppure dal Marocco, gente danarosa, e viene a offrirci denaro perché i nostri ospedali sono in grado di erogare prestazioni eccellenti. Perché non lo facciamo? Questo è un punto molto molto importante. E un po' mi fa venire in mente il discorso del turismo, questa Esatto. incapacità italiana di non sapere sfruttare le proprie occasioni. Perché? Perché siamo abituati a scopiazzare. Il fenomeno della migrazione è molto più facile, sicuramente da interessi, da contributi. L'abbiamo letto su questi giorni, abbiamo sentito un ex ministro degli esteri che ha detto che sono stati gli stessi governi italiani a chiedere di portare i migranti sul nostro territorio in cambio di una flessibilità della comunità europea nei confronti dei nostri soldi, dei nostri debiti, delle nostre operazioni. Quindi ce lo siamo meritati. Siamo stati praticamente, diciamo così, tra virgolette, Volontariamente svenduti. Ecco, ostaggi. quindi abbiamo praticamente la possibilità, perché magari quando non siamo raccomandati, abbiamo gente che riesce a fare qualcosa, no? E se gli diamo delle opportunità, perché all'estero i nostri medici fanno bella figura, non sono tutti caproni. Allora, all'estero fanno belle cose, fanno i lavori, ricerche, inventano, eccetera, si mettono a lavorare, però in Italia non siamo capaci. In Italia, se riuscissimo a mettere questi medici in strutture sanitarie che non fanno porcherie,
E potremmo avere un indotto che sarebbe un indotto naturalmente economico, ma anche un indotto culturale. Pronto? Sì, Alfredo, un no, indotto no, ti sto culturale significa, ascoltando con molto ecco, interesse, mi vuole fare. significa un indotto culturale che se avessimo un po' di gente con un po' di intelligenza nella zucca e non solo voglia di rubare o di far soldi, Esatto. avremmo la possibilità di mettere, quindi sui nostri territori, delle strutture che non farebbero soltanto sanità, ma farebbero anche soldi. Perché quando arriva, dicevamo prima, gente qui, magari negli ospedali che funzionano e che hanno una buona nomea, si sono fatto un bel nome e quindi hanno una buona, eccetera, noi possiamo avere gente anche dall'estero. E si sa, quando arrivano, diciamo, gente dall'estero, arrivano soldi. Perché non facciamo questo? Perché non creiamo queste strutture? Ma Noi siamo. abbiamo parlato anche l'altra volta del discorso che la sanità pubblica si sta trasformando in azienda. Questo Benissimo, bellissimo, bravo, bravissimo. Sì, è una, io sì. però lo facevo dopo un brano musicale, cosa ne dici? Benissimo, benissimo, va bene, riposiamoci un po'. Regia, se vuoi mandare un brano musicale, è il momento giusto. Certamente, questo è un artista che ho, diciamo, scoperto proprio oggi. Lei si chiama Jamie Ramley e questo è Someday. Buon ascolto. Grazie, grazie. Made it someday.
Ok, carissimi, qua siamo nella seconda parte, la parte finale di Don Chisciotte e i Mulini a Vento. Sono io da Bologna e abbiamo Ugo Lombardi da Bari e stiamo parlando della sanità pubblica e della sanità privata. Finora abbiamo parlato della sanità pubblica, con le sue ombre, i bui, qualche luce e tutti i problemi che vengono a crearsi nell'uso pubblico della sanità. E possiamo adesso invece parlare della sanità privata. E qui ci si dovrebbe inoltrare in un territorio un po' più agevole, perché la gestione ospedaliera diventa più virtuosa, i bilanci, essendo un'azienda, debbono quadrare per forza e la salute dei cittadini, oltre che essere semplicemente un servizio, diventa un affare e quindi quando girano gli schei tutto si normalizza, tutto prende un versante migliore. È così, Ugo? Sì, senz'altro, perché ecco, diciamo che, come dicevi tu giustamente, la sanità privata è quella che non ha o non dovrebbe avere nessun legame con la sanità pubblica o con la sanità convenzionata. Quindi una sanità che dovrebbe vivere diciamo di propria vita e quindi dovrebbe avvalersi di strutture all'avanguardia, di professionisti all'avanguardia. Di gente molto molto preparata, molto esperta e anche di un'organizzazione ospedaliera o ambulatoriale sicuramente fra le migliori. Purtroppo non è sempre così, anzi non è quasi mai così, perché il discorso della concorrenza dalle nostre parti è inteso in maniera un po' strana. Se io voglio essere migliore di te, non devo migliorare la qualità delle prestazioni che io offro, devo soltanto peggiorare la tua posizione. Cioè, se io voglio migliorare e voglio che la gente scelga me, devo togliere di mezzo quello che fai tu, o comunque devo minimizzare quello che fai tu, no? Ed è una concorrenza fatta secondo canoni, diciamo, primordiali, che naturalmente avvilisce, diciamo, distrugge quel poco di civismo che dovrebbe essere presente in ogni attività, compresa quella della sanità. Non è possibile, che la sanità privata, come la stiamo definendo ora, viva e sopravviva per una defiance, usiamo questo termine, o inefficienza, meglio, della sanità pubblica. O perlomeno della sanità convenzionata. Cioè la sanità privata dovrebbe esistere non perché funziona male il pubblico o funziona male il convenzionato, Esatto. ma perché la sanità privata funziona molto meglio della pubblica. Sembra un gioco di parole, ma è esattamente così dovrebbe essere, no? Cioè io vado dal privato perché chiedo una prestazione migliore. In realtà non è così. Il privato dalle nostre parti viene scelto perché il pubblico funziona male o non funziona proprio, il convenzionato è latitante quasi sempre e allora rimane l'unica speranza, come dicevamo prima, è quella di pagare, quindi la prestazione va pagata. In realtà l'utente, ecco, diciamo il cittadino, il malato, il paziente, come vogliamo, abbiamo detto prima che ci sono oltre 12 milioni di persone che hanno smesso di curarsi. Quando si rivolgono alla cosiddetta azienda sanitaria nazionale, cioè immaginiamo una struttura che deve assistere la gente che sta male, si chiama azienda. Chissà che cosa cavolo produca, per essere azienda dovrebbe produrre qualcosa. Boh, 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 ci facciamo un'altra domanda, forse i licenziati riescono a risponderci. Boh, comunque, è azienda. Quindi. Allora, si rivolgono all'azienda dove ci sono tre pienissima zeppa di amministrativi, un'altra struttura dove i politici hanno messo un sacco di gente che poi magari deve votare, e quindi piena zeppa di amministrativi. Ricordo che ci sono tre, nel nostro paese ci sono tre impiegati per ogni posto letto, quindi
E quindi abbiamo una struttura sanitaria, questa, una struttura elefantiasica, un elefante, che dice, attraverso i propri impiegati, gli uffici di prenotazioni, gli uffici CUP, quello che vogliono loro, quando la prestazione deve essere eseguita, naturalmente con i tempi che sono tempi lunghissimi. Allora, insomma, come dicevamo prima, è chiaro che l'utente va verso il privato, ma il privato, come dicevi tu giustamente prima, Alfredo, il privato, pur dovendo rendere conto alla propria amministrazione dei soldi che spende, non ha grosse difficoltà nel vivere dalle nostre parti. Perché non dimentichiamo che c'è una grossa fetta di denaro che viene consumata dai nostri cittadini, dai nostri concittadini, per rivolgersi alle visite cosiddette intramegna. E le visite intra moenia non sono altro che visite che avrebbero dovuto svolgersi all'interno, come nacque inizialmente il progetto, all'interno delle strutture ospedaliere, ma in realtà sono state autorizzate anche a prestazioni che vengono eseguite anche presso i laboratori o le strutture private, no? Quindi sono delle vere e proprie visite private che la struttura pubblica consente al medico sanitario di operare. Quindi il cittadino, quando sa di dover pagare una somma di 100, 120, 130 euro per una visita intramegna, naturalmente si guarda attorno e vede anche se può andare al cosiddetto privato. Non solo, ma eh sì, perché la prestazione più o meno ha un costo identico, quindi diciamo andare per sapere che deve pagare 100 euro per l'intramegna, paga una stessa cifra e fa la visita cosiddetta al privato, al professionista privato. In molte strutture, naturalmente non dico dove, non dico come, perché tanto ognuno di noi le scopre sulla propria pelle, ci sono i cosiddetti condor. E cioè ci sono delle situazioni ben organizzate dove chissà perché e chissà per come il pubblico non funziona. E chissà perché e chissà per come il convenzionato è sempre pieno, e allora immagina che situazione si crea per l'intramegna e per i privati che fanno quindi naturalmente un bel po' di quattrini su chi può pagare. Per chi non può pagare invece è destinato a soccombere. All'americana. Ancora peggio. Ancora Là, peggio. l'hanno, là, perché là l'hanno ufficializzata questa cosa. Qui avviene, ma avviene senza ufficializzarla. Qui la fanno senza dirlo. Quindi la Tipico gente, italiano, tipico beh sì, sistema italiano. cioè, la gente si rende conto che c'è un sistema che non è stato raccontato da nessuna parte, però che tutti Ma mi quanti. viene una curiosità, dato che ho frequentato tempo fa per molto tempo gli ospedali e mi sono sempre chiesto, i medici che fanno professionismo all'interno degli ospedali, cioè, cerco di spiegarmi, ci sono dei medici che oltre a fare servizio ospedaliero, da quello che ho capito, fanno anche servizio professionale all'interno degli stessi ospedali. È vero o è un mio concetto sbagliato? No, no, è vero, è vero. Allora, all'interno dell'ospedale le visite intramegna prevedono una percentuale che deve essere data alla struttura ospedaliera, una percentuale che viene data agli operatori. Ah, sono queste le visite inframegna. Esatto, Ah, sì. ecco, ho capito. Sì, sono queste. E sono quelle che vengono fatte quando, insomma, uno non ce la fa a erogare una prestazione normalmente erogabile, allora si ricorre all'intramegna, una visita che comunque diciamo, prevede dei vantaggi rispetto alle altre, se non fosse altro per l'urgenza in cui viene erogata. Sì, perché anche c'è il problema degli esami veloci, degli stanchi. Sì, Un'altra. No, scusa, vai di pure, Ugo. è una, diciamo, insomma. Il nostro paese, caro Alfredo, non ce lo nascondiamo, insomma, è un paese che vive di suffragi e di compiacimenti con alcune lobby. Altro che.
siamo un Allora, paese io mafioso non voglio e parlare. massone, questo non lo mettiamo in dubbio. Non voglio. E rimane anche il fatto che sempre di più, sia specialmente in radio, si fa pubblicità a dei centri dove non c'è molto attesa o gli esami sono molto veloci. Adesso addirittura arriviamo anche a pubblicizzare questo tipo non saprei neanche spiegarmi, Ma questo tipo di... Rosario, ti interrompo perché vorrei fare una domanda a te e ai nostri ascoltatori. Quale concorrenza vive una struttura pubblica, come noi la intendiamo, e una struttura convenzionata o privata, meglio ancora privata? Cioè, quale rischio corre l'operatore della struttura pubblica se la sua struttura lavora sempre meno o non lavora più? Di essere Rispetto a licenziato, di non, non, andare. ha, non lo vive, questo rischio non lo corre. Allora, come dicevamo prima, facevamo l'esempio prima, no? Cioè, io per vincere la concorrenza non miglioro le mie prestazioni, cerco di peggiorare il tuo operato. Allora, se io ho una struttura pubblica che viene pagata dallo Stato, viene pagata comunque, anche perché abbiamo tante, diciamo, commissioni che dovrebbero valutare la qualità della prestazione, la qualità della prestazione, il numero delle prestazioni, il numero degli operatori, tutte queste chiacchiere qui. Allora, se io non ho una prestazione adeguata e non ho un numero adeguato di prestazioni, un privato che dice io ti chiudo, se tu non mi rendi, io chiudo. Ma hai mai visto tu una struttura pubblica che chiude? No. E allora perché dovrebbero lavorare? Che interessi hanno? Che interessi hanno a lavorare o comunque a dare tanto, a fare tanto, se poi magari hanno diciamo, la possibilità di vedersi, non farmi dire altro, quello che sta fuori che lavora di più. E come mai accade questo? Come mai accade questo? Cioè, Evidentemente gli credo. scienziati che abbiamo fra i nostri politici o sono stupidi oppure fanno finta di esserlo. Allora, perché non fanno queste valutazioni? Se tu non rendi, caro mio, te ne vai, bello. Se tu non produci, te ne vai. Se tu non mi produci, questa struttura io la chiudo. Questo dovrebbe. Se viene gestita come un'azienda, vediamo Ma un non è attimo. così. Non è così, ci sono regole che non. Queste regole non ci sono nella struttura pubblica, ancora non ci sono. Io mi auguro che qualcuno le proponga, insomma, perché la concorrenza si può vincere in questo modo. Se io ho la possibilità di dire non ti offro lo straordinario, perché poi magari anche lo straordinario non produce più niente, ma se io ti dico se tu non fai queste visite, io ridimensiono il reparto e qualcuno se ne va a casa. E allora credo che tutti quanti saremmo un po' più motivati a produrre di più. Questo sarebbe una bella cosa. Un'altra cosa, giusto? Ormai siamo alle 22:54, siamo quasi in dirittura d'arrivo. E un'altra cosa che ho notato anche all'interno degli ospedali è lo spreco dei farmaci. Questo è un argomento molto importante. Bene. Allora, diciamo subito una cosa. L'ospedale, fra le spese, il posto in ospedale costa 800, 900, 1000, quelli che sono ogni giorno, posto letto. All'interno di questa somma è compresa quindi le spese di alloggio, insomma, il letto, tutto il resto. Ma sono comprese anche le spese relative alla somministrazione dei farmaci. In molti, non so se molti, pochi, alcuni, adesso non lo so, in molti casi avviene che alcuni pazienti chiedano, viene fatta richiesta di portare i farmaci da Da casa casa. E e altro che. questo dovrebbe farci fare
dovrebbe farci porre una domanda. È un Se po' viene. come negli asili che devi portare la carta igienica, devi Ecco, portare qualunque cosa, la carta per la fotocopiatrice, esatto. è lo stesso discorso. Allora uno dovrebbe chiedersi la somma che viene erogata per pagare ogni giorno di posto letto, dove e come e quando e in che misura viene spesa. E quanto acquisto l'azienda? Parliamo di aziende in questo caso, quanti farmaci e quanti prodotti acquista e quanto spende in questi prodotti e come li spende, perché andrebbe controllato, no? Andrebbero controllati. I cittadini dovrebbero controllare le spese, non il contrario, non dovrebbero essere loro aziende a controllare noi, loro dovrebbero controllare. Se io ho fatto la visita, mi dovrebbero chiamare, come quando mi chiamano per pagare, come dicevamo l'altro giorno, le bollette della luce o del telefono e mi mandano la ingiunzione di pagamento, lo Stato mi manda. Io vorrei essere inseguito da qualche struttura pubblica e magari da qualche azienda che mi deve chiamare, mi deve dire: scusa, come mai non hai fatto la visita? Non ti devo penalizzare perché non hai avvisato, che qua si penalizza. Cioè, se io non disdico la visita, me la fanno pagare. Allora, io vorrei tanto che qualcuno, questi qua dei vaccini, questi scienziati, si chiedano come mai le ASL non chiedono al paziente come mai non hai fatto questa visita. Cioè gli mandano l'ingiunzione di pagamento se non paga la bolletta, però non gli chiamano perché magari non si chiede se sei morto, sei vivo. Come mai non hai fatto? Cioè io vorrei essere inseguito alla stessa maniera di quando mi inseguono se non pago la rata della macchina, o se non pago il condominio, o se non pago il fitto di casa. Io vorrei che qualcuno mi insegua per dirmi perché non è, non perché vieni a pagare la penale perché non hai fatto la visita. Magari io sto morendo, no? Non riesco a fare la telefonata, non riesco a trovare qualcuno che dica: guardate che la visita non posso venire a farla, per cui mi mettono anche la penale. No, io vorrei essere chiamato da questi signori Fanno questa grande pubblicità sul non fatto fanno delle le disdette delle bollette della. visite. Esatto. E Ma se come io. l'ho notato l'altro giorno, quando proprio ho fatto una visita, non mi ricordo più, cardiologica, credo, e sono andato la mattina all'USL, alla CUP, e mi hanno detto: vuol fare la visita subito? Perché ci sono state tre disdette. E ho capito, se si potesse fare, se la gente facesse questo, si svilupperebbe una velocità maggiore nell'usufruire dei servizi. Ma la Ma gente fa, si dimentica. sulle liste di attesa io ho altre idee, insomma, ci sono altre cose che. Le liste di attesa sono dei problemi che potrebbero essere risolti in un giorno, se volessero, ma non lo vogliono fare, per cui la lista d'attesa è un altro falso problema. No. Siamo arrivati alle 22:59, cara regia, di questa Esattamente. ultima puntata estiva sotto Caronte che imperversa, anche se oggi un bel temporale c'è stato con vento e via discorrendo, ma Confermo, comunque stasera si confermo. sta un po' meglio. Anche dalle mie parti si è scatenato un bel temporaluccio. Poi è uscita. Anche Rosario hanno dovuto legarlo, se no prendeva il volo a causa del vento. E noi ci ritroveremo, caro Ugo di Bari, a settembre, verso la metà di settembre, per ritornare a iniziare questo nostro 17-18, e già gli anni cominciano a aumentare, devo dire, di trasmissioni. E vedo che comunque con la tua collaborazione si è arrivati a dei livelli molto interessanti, perché Ah, bontà tua. Grazie. parliamo di argomenti utili e quindi è importante, come dice sempre il nostro caro super regista, in primis, mentre Khaled in secondo piano.
cerchiamo di far muovere questo neurone che si sta perdendo nell'infinito, sta entrando dentro i buchi neri. Speriamo di organizzare una nuova trasmissione, come avevamo detto e come abbiamo parlato in altre occasioni, proprio mirata sull'inquinamento Esatto. e sui vari aspetti, non semplicemente da parte tua. Inquinamento ambientale, ma soprattutto anche, Alfredo, scusami se ti interrompo, parleremo anche, se tu lo riterrai, di inquinamento sociale, perché forse il più pericoloso è quello, Devo l'inquinamento sociale. contattare il nostro sociologo Miro Cortini, quello che sta realizzando una bella trasmissione ogni 2 settimane al lunedì sulle nostre frequenze, in modo da poter parlare. Io lancerò degli strali, tu parlerai del lato medico e lui del lato sociologico, Certo, quindi certo. per cercare di e poi troveremo degli altri ospiti, sia da parte mia sia da parte vostra, in Certo. modo da creare un leitmotiv che porti un po' di verità, diciamo, per quello che si può, anche perché la verità è l'unica cosa dubbiosa che abbiamo, anche se è un ossimoro, è un controsenso dirlo, ma ognuno ha la sua verità e non è che sia un bel fatto. Certo. Mi fa molto sorridere questo discorso della verità perché è un controsenso. Ognuno, vediamo i dibattiti politici, ognuno se la gira, come si suol dire, per il proprio comodo, e il nero diventa bianco, diventa arancione, diventa giallo. Ma i nostri padri non erano così. Purtroppo No. siamo diventati così. Comunque, io auguro a tutti una bella vacanza, rinfrescante, ma più che altro ricaricante. Leggete, 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 non solamente le riviste di gossip, ma leggete libri, leggete riviste anche impegnate, perché il rischio dell'atrofia non è una barzelletta, non è uno slogan che ha inventato il nostro caro Rosario, ma è una realtà che poi si lega, almeno dicono, all'Alzheimer, si legano a malattie della conoscenza, della cognizione, oddio, come si dice, Ugo? Cognizione, Della conoscenza. cognizione in maniera irreversibile. Cerchiamo di mantenere il cervello occupato e più andiamo avanti con l'età, più dobbiamo occuparlo. Non solo Certo. perché riusciamo così a passare meglio il nostro tempo, che quando si è in pensione se ne ha tanto da buttare via, ma anche in modo costruttivo. E possiamo dire alla sera, quando arriviamo nel nostro lettuccio e ci prepariamo alla notte, non ho perso questa giornata, come purtroppo tanti fanno, giostrando nel vuoto. Questo è il mio augurio, un po' apocalittico, ma viviamo una realtà apocalittica, non cerchiamo mai di dimenticare questo. Caro Rosario, dato che questa è la fine per questo momento della nostra trasmissione, vorrei la tua benedizione urbe torbe. Urbi et orbi, sì, la mia benedizione ce l'hai e ce l'hai sempre, caro Alfredo. È stato interessante, come tutte le trasmissioni che state Molto facendo poi bello, molto ultimamente, bello. molto bella questa qua. E, volevo solamente dare una bella notizia a chi si ascolta, che sono stato condonato da YouTube, quindi mi hanno ripristinato il live su YouTube Ah, dal benissimo, canale meno Rosario. male, meno male. Ho scontato la pena di non Comunque le prendere. arance e il kiwi li avevo sempre pronti, eh. Non me l'hai portato. Quindi,
Quindi da domani rimetterò in Ah, funzione molto anche questo bene, link molto qui dal bene. nostro. Comunque già su YouTube ci stava mandando sull'altro canale, perché ne abbiamo due di canali su YouTube. Giusto per non farci mancare nulla. Sembra di essere a Venezia qua, canali dappertutto. Bene. Eh beh, se calcoli Sembra che che in tu sei questo vicino, momento, Treviso, se Venezia. calcola che in questo momento siamo, ho perso anche il conto, perché se prendi Dailymotion, Ustream, Livestream, Vogue Live, E la web TV Vogue lo Live, so, Rosario. YouTube su due canali, Io so eccetera, perché tu insomma. piangi dicendo non riesco più a tenere il conto, perché tu speri che noi ti regaliamo un computer quantico. No, ma Speriamo, non è, se ho preso. riusciamo, al No, massimo caro. arriviamo a una calcolatrice a regalarti, No, ma ecco. il Farete suo cosa? problema è perché. No, no, allora, in questo momento ho attivato due server nuovi in Germania, quindi. E due server nuovi che appunto mi cureranno questa parte qui dei canali, dei portali, che è molto interessante. Quindi. Perché ci tengo a raggiungere quanto più persone possibile, caro Alfredo. Vabbè, indubbiamente è il motivo. Diciamo, sommiamo tutti i neuroni del mondo, neuroni di tutto il mondo, Oh, unitevi. riunitevi. Unitevi, certo. Una volta era bello dire così, E ma riunitevi. adesso non succede più. Pazienza, dai. Allora, con questa trasmissione a settembre, metà settembre, Alfredo tornerà carico, 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 Ecco, perché con si sarà nuove fatto tutti i idee, forse massaggi. nuove trasmissioni e vedremo, vedremo, dai. Io vi Perfetto, un saluto saluto e un tutti. abbraccio a tutto il condominio da parte Grazie di di Sanio. tutto Arrivederci. e a presto. A presto e buonanotte. Grazie. Arrivederci. Bonui! Where'd you be?